Ciao, ciao a tutti, buonasera più che altro a tutti. Ce l'abbiamo fatta a collegarci, abbiamo fatto qualche prova stamattina che non funzionava, però fortunatamente funziona a tutti. Presento il nostro ospite di questa sera, la nostra prima diretta live, Eros Grazioli, preparatore atletico. Ciao Lauri. E magari glielo lascio presentare addirittura lui di cosa si occupa e magari facciamo un'introduzione di cosa chiacchieriamo magari stasera e ci aggiorna un po'. Magari dico solo una cosa, comunque chi vuole intervenire, vuole mandare i messaggi, basta che ci mandi i messaggi, vuole qualche domanda da porre a Eros che siamo qua ben lieti di rispondervi a tutte le vostre domande, ecco. Sì, allora, io sono un dottore in scienze motorie, mi occupo soprattutto della motricità in generale. Diciamo che ho trasformato il mio gioco nel mio lavoro, visto che ero un ex velocista, ho sempre fatto un po' di atletica leggera. Poi, quando a 23-24 anni ho smesso di fare atletica, ho incominciato a raccogliere un po' i cartellini per coloro che poi diventavano allenatori. Mi sono buttato un po' nella pallavolo, qualcosa nel beach volley, della Federazione d'Atletica Leggera, appunto, nell'arrampicata, ho fatto qualcosa anche nel basket, nel nuoto. Insomma, alla fine il mio gioco doveva diventare, stava diventando il mio mestiere, quindi smettendo di fare l'atleta ho incominciato a fare l'allenatore. E poi ho sempre fatto quello. Nell'ultimo periodo ho scritto, negli ultimi 4 anni, ho scritto 3 libri sulla tecnica, sulla teoria dell'allenamento, di cui il primo è stato quello nello sci alpinismo, poi uno nello skyrunning e poi uno nella mountain bike. Ho prodotto anche un DVD sulla tecnica di corsa e nulla, adesso mi occupo di programmazione, periodizzazione, a proposito degli allenamenti di atleti di medio e alto livello, e poi ovviamente faccio un po' anche l'istruttore, il personal trainer, e faccio un po' quello che è un pochettino più legato alla gavetta di tutti noi istruttori della vecchia ginnastica, insomma, che comunque è sempre importante, soprattutto per riuscire a mantenere, diciamo, le varie sfaccettature del mestiere, sempre belle vive. Insomma, anche fare solo allenatore qualche volta ci si stanca, fare solo il personal training qualche volta ci si stanca. Così invece, variando un po', sono sempre riuscito a rimanere bello contento di quello che faccio e con la volontà di migliorare, insomma. Bene, magari un tanto che aspettiamo un po' che cominci ad arrivare qualche messaggio, dato che siamo appena partiti, è giusto che diamo il tempo che si collegano un po' tutti. Massimo, qualcuno avrà perso la tua intro. Non so, una domanda, te la faccio subito io così a bruciapelo. Tu ti stai allenando? Ti sei allenato a casa oppure hai fatto un po' il lazzarone come sto facendo io che non No, sono tanto stimolato, ecco. devo dire che vabbè, lo stimolo è senza dubbio difficile averlo, nel senso che io fortunatamente da una parte, ma purtroppo dall'altra, non ho più neanche stimoli di fare particolari gare o particolari allenamenti o appuntamenti. Quindi lo devo fare essenzialmente per uno, rimanere in forma, e due, per dare una buona visione anche del mio lavoro, perché insomma l'allenatore con la pancia troppo prominente non è mai piaciuto a nessuno. E Giustamente. ecco, mi sono dato delle scadenze, questo sì. A casa io adesso mi alleno tutti i giorni almeno un'ora, un'ora e un quarto. Ho la fortuna di avere un bel giardino grande e di fianco a me un bosco in cui posso fare, senza allontanarmi oltre quei famosi 200 metri, 300-400 metri di giro. Ho la palestra in casa perché ci lavoro, però giù ho la pirulana, la cicletta, la spin bike, faccio un po' di potenziamento, ecco, cerco di variare il più possibile perché effettivamente lo stimolo è difficile da avere, soprattutto quando, ripeto, non è più appuntamenti particolari. Lo vedo con i miei atleti, figuriamoci con chi come me, non è che, se anche non si allena non cambia niente, insomma. Benissimo, dato che vedo che cominciamo a essere un po' seguiti, cominciamo a diventare già una quarantina, quindi bene, ripeto giustamente, dato che l'ho detto all'inizio, eravamo in pochi, chi vuole fare qualche domanda per Eros, siamo qua giustamente per rispondervi, quindi ben venga, potete tranquillamente scrivere un messaggio che rispondiamo alle vostre domande. Vedo un messaggio di Stefano Punzo, Eros che ti saluta, che dice grande Eros, grande Grazie, Stefano, che speriamo di rivederci presto, Stefano. Ecco. Stefano. Assolutamente sì. E
niente, cosa possiamo raccontare? Non so, vogliamo raccontare due aneddoti nostri, dato da quanto ci conosciamo. Vuoi che dico io due cose? Guarda, io te ne dico uno perché è un metodo anche per ringraziarti, diciamo, pubblicamente. Io ricordo quando in palestra uno che era già campione del mondo di corsa in montagna, anche se junior, però era un campione del mondo, che si chiamava appunto Maurizio Bonetti, un giorno mi avvicinò chiedendomi se avevo voglia di diventare il suo allenatore. Calcolate che per un 24enne, 25enne, all'inizio, io sono ancora in giro a dire che non so niente e sto imparando ancora, però all'epoca sicuramente ne sapevo ancora di meno. E questo, ti ripeto, è un metodo anche per ringraziarti pubblicamente perché evidentemente hai visto qualcosa di nuovo e ti è piaciuto poi l'approccio. Io non ero, anche ora non sono ancora nessuno, ma all'epoca ancora meno. E quindi, ecco, il ringraziamento è forte. Poi noi siamo fortunatamente rimasti amici, abbiamo fatto tanto insieme anche di cose particolari e condivido anche questi pensieri. Io ricordo che il Mauri era uno di quelli che poteva anche lavorare poco e avendo dei buonissimi risultati e già collimava molto col mio pensiero che era quello e lo è ancora di non legarsi troppo alla quantità ma soprattutto alla qualità. Ecco, io ricordo il classico esempio del 6 o 7 volte i 1000 che sono forse, adesso correggimi se ricordo male Mauri, forse è l'allenamento più lungo che hai fatto dal punto di vista delle ripetute o quasi, mentre c'erano dei tuoi amici che ne facevano 15, eppure alla fine sei rimasto, cioè hai avuto buoni risultati anche tu. Ecco, questa è la cosa che ricordo bene dell'inizio. Sì, sicuramente parlando della mia, personalmente, della mia esperienza, ho imparato anche con gli anni, con tanti infortuni, con tante rotture, come purtroppo capita spesso, che non, la mia struttura, il mio fisico non era portato per dei grossi carichi di lavoro, quindi ho fatto forse di necessità virtù, con grazie anche a te, dei consigli mirati, abbiamo trovato il giusto equilibrio con dei pochi carichi di lavoro, pochi chilometri, perché non ne facevo mai tanti, però con una buona brillantezza e sono comunque sempre riuscito ad ottenere qualcosa di buono, ecco, in quegli anni. E grazie a Eros, è vero che Eros dice sono arrivato da lui campione del mondo, ma non è che dopo sono diventato la schiappa, perché comunque Eros mi ha portato a fare 30 nei 10.000, che mi ritengo per il mio motore un ottimo risultato, perché comunque non è che sono uno che correva prettamente su strada o in pista, comunque avevo un 30 su 10.000 in pista, ripeto, non su strada, non su una gara non regolare, proprio su un 10.000 ufficiale, quindi abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, non voglio stare qua adesso a citare i risultati che abbiamo fatto, ma anche se principalmente era una corsa in montagna, qualcosina abbiamo ottenuto insieme, quindi ti ringrazio anche io Eros perché sei stato un mentore, da sia a volte più un mentore psicologico, ricordo le nostre chiamate in palestra che ti chiamano ancora del precellulare perché erano ancora un periodo. Guarda, io ricordo un sacco di volte che arrivavo a casa dall'ISEF e mia madre mi diceva ciao Eros, ha telefonato Maurizio. Questo era la seconda volta che mi diceva, la seconda parola che mi diceva. E quindi all'epoca sì, adesso l'idea di avere 45-50 atleti da seguire con quel metodo lì mi verrebbe male perché ovviamente immagino benissimo il telefono, col cellulare si riesce a fare molto di più anche con lo scambio di messaggi eccetera, però è stato interessante sicuramente la cosa che mi ha dato morale è anche il fatto che uno comunque già di alto livello si potesse approcciare anche a un giovane, sai, alla fine uno di 25 anni qualunque lavoro faccia è molto difficile che dia la sensazione di essere già capace, no? Perché alla fine, quando uno vede un dottore di 25, un dottore di 50, incomincia a pensare che quello di 25 magari è appena uscito dall'università e può essere che non abbia le stesse competenze dell'altro. E invece abbiamo fatto cose buone. All'epoca io poi avevo discusso la tesi per il dottorato in scienze motorie e quindi avevamo fatto anche tanti lavori nuovi che si facevano per esempio in Francia e non erano ancora tanto, diciamo, in uso in Italia. E quindi siamo insieme, siamo stati anche dei precursori, è stato interessante, sì. Intanto vedo messaggi che arrivano, c'è un saluto anche che salutiamo di Mario Poletti, che abbiamo condiviso anche con lui tanto, allenamenti serali, giornate intense, quindi saluto Mario che
Speriamo di rivederlo presto anche lui. E arriva la prima domanda da Mirko, nostro amico anche lui, da Mirko Bianchi, che ci chiede consigli per riprendere l'attività dopo questo periodo e specifica molto bene senza distruggersi, senza spaccarsi. Ecco. Infatti, questo è il motivo principale per cui bisogna ricominciare piano piano. Ecco, ecco, quindi vedi che la leggi anche tu, penso. Okay. Grazie Mirko di questa domanda che può essere d'aiuto per tanti. La ripresa deve essere ovviamente molto tranquilla, soprattutto dal punto di vista della quantità. Io mi immagino che la risultante di questa quarantena sarà l'idea di dire, boh, adesso mi immagino che sia il 4 di famoso maggio, non è detto che sia quello, ma ammettiamo che sia il 4 maggio, uno da far niente o quasi, da fare un po' di criceto sulle scale, eccetera, esce e va subito a fare 25 km di fila perché ha una voglia matta e quindi questo potrebbe essere anche particolarmente dannoso. Io, per le persone normali, noi stiamo parlando con Mirko e con altri di atleti di buon livello, quindi questi possono uscire tranquillamente a fare già l'ora, anche perché tanti di loro stanno facendo già degli allenamenti di forza, eccetera, quindi non sono proprio a zero. Per quanto riguarda invece le persone normali, bisogna fare attenzione che non si creino dei sovraccarichi, soprattutto a livello scheletrico, tendineo, muscolare, perché alla fine è vero che qualcuno ha fatto comunque qualcosa, ma l'idea di, diciamo, di gravare sulle articolazioni, come può essere in un momento di corsa in cui uno facendo 10 km fa migliaia di passi, ecco, quella cosa lì deve essere per forza fatta piano piano, perché altrimenti non si rischia di andare di rompersi, insomma, si rischia di farsi male. È anche vero però che la quarantena, almeno per coloro che hanno fatto le cose fatte bene, ha dato la possibilità di sistemare tante cose, tra cui un po' di infortuni vecchi e quindi cercare di togliere la ruggine alle articolazioni. E seconda cosa, magari portarsi avanti con un leggero potenziamento, con la core stability, magari con la propria eccezione dei piedi, con un po' di equilibrio. Queste sono tutte, diciamo, qualità che una volta, quando si partirà poi a correre, ovviamente supporteranno quella che è la corsa. Quindi se prima si poteva correre un'ora in modo magari sbagliato, adesso con un piede più reattivo, più preciso, più equilibrato, magari la stessa ora costa di meno, semplicemente per il fatto che sono un pochino più, diciamo, un po' più forte. E questa è l'occasione migliore, perché alla fine anch'io stesso, che adesso fino a poco tempo fa non avevo più così tanta voglia di fare mobilizzazione, proprio eccettività, eccetera, ma mi piaceva fare semplicemente corsa, bici, nuotare e giocare a pallavolo, eccetera, adesso invece c'è stata la possibilità di tornare indietro un po' e fare un lavoro, come si dice, un po' più analitico, cioè riguardarsi un po' più precisamente all'interno di quelle che sono le articolazioni, la muscolatura, i vecchi infortuni, la mobilità, eccetera. Benissimo, vedo che tu adesso sono arrivate un bel po' di domande, vedo che Francesco Flo mi dice che hanno la Weiss in mano, io ho la birra anche io, non è la Weiss, però un'ottima birra anche io, una buona Pilsner, quindi anche io brindo a chi sta si beve un aperitivo, so che tu ero sei a Stemi, quindi io sto lavorando, ma io no, io... Anche il buon Mario penso che mi seguirà volentieri con una birra. Quindi. Ma li vedi anche tu i messaggi, Eros? Sì? No, ho visto quello che mi hai condiviso e basta. No, ok. Quello di Rudy Maroni, che è simpatico, te lo faccio rispondere, che vedo che... Rudy Maroni è uno dei miei talenti dell'enduro. Ecco. Ecco, e come si può vedere ha in testa sempre una cosa, che è l'enduro. Quanti anni ha? Presumo che... No, non vi dico troppo su di lui, perché sennò dopo andate a cercarlo. È uno che ha fatto anche la 6 giorni, quindi veramente... Ah, complimenti. Prima di una gara si può avere rapporti? Dipende dal tipo di rapporti, d'amicizia, eccetera, o credo di leggere tra le righe quello che intenda Rudy. E cerchiamo di rendere un po' più seria questa cosa. Va bene. Allora, il rapporto fatto soprattutto, diciamo, come si può dire, poco passivo, ma bello partecipato, ovviamente è un metodo per bruciare energia.
e quindi bisogna stare attenti da quel punto di vista, perché prima di una gara le energie possano servire. Io anche di queste cose ho scritto un paio di capitoletti anche sui libri che ho scritto, avevo letto parecchio perché era interessante anche solo saperlo, e ci sono le scuole di pensiero più varie e più, diciamo, diradate tra di loro. Ci sono quelli che dicono 3 giorni prima assolutamente astinenza, bisogna stare attenti, eccetera, e quelli che invece dicono che quasi non succede niente. Secondo me, per rendere un pochettino più scientifica questa cosa senza riderci sopra troppo, il discorso è capire quanto l'astinenza da, diciamo, dalla festa con l'amorosa, dal rapporto più d'amore rispetto a altre cose, possa togliere il rilassamento dell'atleta. Cioè, io credo che effettivamente, se si intende una serata in cui si va dall'amorosa, si esce a cena, si beve un po' di più, magari a cena non si riesce a mangiare proprio come dovrei fare prima di una gara, si va a letto tardi, magari si brucia anche qualche energia di troppo, ecco, è la quantità di questa cosa che fa la differenza. Non credo che sia tanto lo star con lei o meno, tanto più che io dico, se lo star con lei diventa una costrizione negata, per esempio dall'allenatore, questa cosa potrebbe avere una ripercussione invece molto più brutta dal punto di vista psicologico. Quindi io preferisco dare delle regole che siano generali di persone intelligenti. Adesso il Rudy ci ha fatto questa domanda, credo che era più scherzosa, esatto, ci abbia già la risposta, e quindi anche se sta cercando a tutti i costi qualcuno che gli possa dire no, puoi fare tutto quello che vuoi e salire in moto, però effettivamente anche lui sa bene la risposta, e quindi ecco, è come spesso succede, è il bilancino, io l'ho visto anche con te, ne parlavamo prima, è il bilancino tra quello che è il carico interno e quello che è il carico esterno. Cioè, io posso dire a una persona che a lui servono ripetute, io posso dire a lui che deve continuamente farle, posso riprovarci ancora, 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 ma quando poi capisco che fare delle ripetute a una persona che non è, diciamo, sicura, che non se le sente addosso, a quel punto lì io faccio un passo indietro, perché preferisco che lui possa usare un'altra tipologia di allenamento che lo rende più sereno dal punto di vista psicologico. È logico che io non posso dire a tutti riposate e basta, però è altrettanto vero che, come dicevo, esiste un carico esterno dell'allenamento e un carico interno. Il carico esterno è, per noi dell'atletica leggera, 5 volte 2000 in pista. 5 volte 2000 è un carico esterno. Il carico interno è come l'atleta lo subisce. Quindi 5 volte 2000, dopo aver fatto 12 ore di muratore, è un conto. Dopo essere stato magari a casa, sereno con la tua amorosa, e dopo che hai vinto il Super Enalotto, andare in pista e fare 5 volte 2000 sicuramente è un'altra cosa. Quindi tante volte noi, ecco perché la personalizzazione dell'allenamento è forse la cosa più bella, è più importante, e anche la cosa che mi esalta e che mi permette di studiare continuamente, è che ognuno degli atleti ha bisogno di 4-5 capisaldi, che sono la resistenza, la forza, la velocità, eccetera, ma ognuno di loro deve essere cucito addosso l'allenamento. Tanto più che ogni ragazzo, ogni atleta, poi cambia anche, diviene all'interno della sua carriera, e quindi necessariamente in un momento può essere d'aiuto una cosa e per la stessa persona in un altro momento un'altra. Quindi è lì il motivo per cui noi dobbiamo essere un po' dei maghi, un po' dobbiamo cercare di mescolare un po' le pozioni che abbiamo in mano. Gli ingredienti sono spesso gli stessi, però noi dobbiamo saperli mescolare. Benissimo, comunque ti risponde sempre Rudy Moroni, mi ha detto che gliel'ha detto il gallo di dire, non so, c'è il gallo che conosco anche io, perché se è quello, ecco, buono. Allora abbiamo capito tutti che... Allora, mentre Mirko Benjo Bertasa ti domanda, consigli per qualche esercizio a corpo libero per ski alp, che è un po' il nostro mondo, anche come negozio sicuramente, quindi certo. Molto inerente. Certo. Allora, Mirko, innanzitutto adesso nello ski alp siamo in un periodo in cui potremmo dire che va bene un po' tutto, nel senso che in una stagione normale noi eravamo ancora sotto con le gare, adesso evidentemente si è annullato tutto e quindi siamo nella zona di passaggio tra la fine della stagione e l'inizio della preparazione della prossima. E quindi
gli esercizi a corpo libero vanno bene, adesso sono molto generali, quindi si può lavorare sul core, quindi sugli addominali, sugli obliqui, sui lombari, si può lavorare sulle braccia perché senza dubbio anche quelle sono importanti, si può lavorare sulle gambe. Adesso io non sto a dirti mezzo squat, divaricate eccetera, perché se voi entrate in internet c'è un sacco di roba e fatta bene, si tratta solo di cucirsela un po' addosso. La cosa che posso dire a Mirko è che mentre c'è una programmazione per gli allenamenti di ripetute, di variazioni, di resistenze, eccetera, esiste anche una programmazione per quanto riguarda gli esercizi. Quindi, adesso che siamo in una situazione in cui va un po' bene tutto, la ricerca è quella di fare anche a corpo libero 3 serie da 15, 3 serie da 20 ripetizioni per tanti settori muscolari anche singolarmente. Quindi, piano piano faccio un po' di tricipiti, un po' di bicipiti, ti ripeto il core, le gambe, il quadricipite, il gluteo, il bicipite femorale, eccetera. E adesso diciamo, il lavoro di potenziamento si discosterebbe poco da un altro sport, perché va bene un po' tutto. Poi pian piano più ci si avvicina alla parte, diciamo, di preparazione un po' più specifica, per lo sci alpinismo si intende agosto-settembre, allora lì le cose diventano un pochettino più precise e allora si torna a fare qualcosa che abbia come, diciamo, espressione di motricità la catena cinetica dello sci alpinismo, per esempio le divaricate sagittali, che sono quel movimento di caduta in avanti delle gambe che sono diverse dal mezzo squat e che simulano un po' la sciata. Però ti ripeto, adesso più che decidere quali sono gli esercizi da fare, conviene fare uno stadio di preparazione in cui ci siano 3 serie, 4 serie da 15-20 ripetizioni all'interno di una di muscoli di una catena cinetica abbastanza varia, e poi pian piano rendere sempre più specifica questa cosa, tanto da poterle fare fino a prima della stagione. Coloro che hanno tanto tempo, i professionisti con cui sto lavorando, la forza la mantengono anche durante l'anno, quindi la fanno spesso. Gli atleti nostri, quelli che hanno un po' meno tempo, di solito incominciano a abbandonarla quando incominciano ad andare a sciare un po' di più, oppure la usano come quello che si chiama richiamo di forza, cioè una volta ogni 2 settimane, ogni 3 settimane stanno a casa, magari approfittando del brutto tempo, eccetera, e fanno un lavoro di forza. Però ecco, le due cose sono ovviamente molto distinte, perché un atleta professionista può dedicarsi alla forza anche 2 volte a settimana. Se uno si allena, un atleta normale, se si allena 4 volte a settimana, sicuramente preferirà camminare, correre e andare a sciare, quindi gli resta un pochettino meno spazio, meno tempo. Benissimo. Intanto è arrivato un messaggio da Paolo Cattaneo, tuo collega nelle serate di Sports Academy, che io ho seguito volentierissimo l'anno scorso. Ero stracurioso di seguire anche le date di quest'anno con tantissimi atleti. Non so se vuoi dire due parole per come si svolgerà, come in caso che idee avete. Tanto certo. Ovviamente il nostro progetto era di portare avanti la Mountain Sports Academy e così sarà. L'unica cosa che non possiamo controllare ovviamente sono i decreti ministeriali, anche perché essendo noi necessariamente un gruppo di persone sufficientemente raccolte, siamo 50-60 persone, tutte nello stesso posto, è logico che probabilmente questa cosa verrà fatta per ultima. Quindi fino a quando non si dirà ok, si può andare al cinema, si possono fare le riunioni eccetera, noi non saremo liberi. Però io ho sentito tutti i coach e mi hanno confermato che loro lo faranno volentieri. Si tratta solo, quando sapremo a che punto siamo con i vari decreti, riuscire a capire quando poi poter partire. Quest'anno abbiamo ancora dei coach di altissimo livello, l'anno scorso è stata una bellissima esperienza, quest'anno la vogliamo ripetere allo stesso modo, ci sono coach di altissimo livello, se volete entrare sulla pagina di Mountain Sports Academy, lì vengono descritti un po', ci sono Lelli Nicolini e il Chicco Nicolini che sono sci alpinisti, c'è il Simone Moro, c'è la Lola che è un alpinista anche lei, purtroppo sulla sedia a rotelle, ma che ha fatto, diciamo, di una problematica della tua vita una parte vincente. No, e ho avuto la fortuna di conoscerla l'anno scorso al Curò, senza conoscerla ci siamo visti, ero lì a bere una birra, era lì, abbiamo fatto due parole, di una forza incredibile quella ragazza lì, è speciale davvero. Comunque
quello che io ho provato l'anno scorso, e ve lo dico mentre sto parlando, mi viene la pelle d'oca, quello che ho provato l'anno scorso è che il fatto di fare una cosa così, diciamo, tra amici, è vero che eravamo 60-70 amici, però non è come sentire un coach che parla a 300 persone in un teatro. Ecco, questa cosa è piaciuta molto a tanti e quindi niente, la vogliamo rifare identica, allo stesso modo, in modo tale che questa cosa poi diventi un format. Adesso cercando anche con il Paolo, che è un assoluto cardine, è una colonna portantissima di questo nostro format, anche con lui cercando un po' di capire chi avremmo potuto invitare, in realtà avevamo la paura di dire, ma adesso capero, tra un po' finiranno anche i personaggi. Invece la cosa bella è che ogni anno scopriamo anche qualcuno di più, passatemi il termine, normale, che possa essere d'aiuto, perché magari non è un atleta di altissimo livello, ma è magari un atleta delle nostre parti, che però anche lui ha fatto una carriera incredibile, anche perché quello che interessa sempre a noi è dare un messaggio. Cioè, queste serate per noi sono considerate come formazione. Non è il, diciamo, l'esternare da parte del coach tutte le cose che ha fatto, ma è una cosa che debba servire, che serva appunto alle persone che sono lì ad ascoltare. Certo, sicuramente. Io posso dire in prima persona, perché l'ho seguita l'anno scorso e sono state davvero tutte interessantissime, tutte diverse, davvero delle storytelling interessanti, poi a me piacciono, quindi non è detto che deve essere per forza il grande atleta. Ci sono storie che vanno al di là dell'atleta, sono storie di persone, di filosofia di vita, è stato molto interessante e non vedo l'ora che anche questa situazione passi per poter rimettere in pista e potervi ascoltare. Calcola che questa cosa è ovviamente difficile, nel senso, a parte l'organizzazione, però anche l'idea di dire, io ho dei ragazzi, amici miei, atleti miei, che vengono magari da Milano, eccetera, effettivamente il giovedì sera venire alle 8:30, spostarsi da lì alle 11, essere a casa a mezzanotte, all'epoca poi il giorno dopo si andava a lavorare, adesso magari qualcuno può andare, però era veramente tosta. E ti dico, nel nostro intento sarebbe quello di riuscire a fare anche delle serate che per qualcuno possono essere lì vissute, ma che ci possa essere una diretta, per esempio quella che è molto simile a quella che stiamo facendo noi, in modo tale da poter condividere queste cose anche con più persone. Io sinceramente, i miei figli magari sono ancora un po' piccoli, perché sono stati a una serata e gli è piaciuta, ma il più grande ha ancora 12 anni. Però secondo me queste serate sono di formazione anche ai ragazzotti di 14, 15, 16 anni, perché possano capire che i risultati nella vita, indipendentemente dal fatto che siano legati alla montagna o meno, arrivano soprattutto se c'è dietro un grosso impegno, magari un filo di talento, ma una grossa programmazione, eccetera. Cioè non basta essere talentuosi e dire vabbè, tanto il lavoro mi arriverà sulla testa, bisogna anche darsi da fare. Benissimo. Andiamo avanti perché arrivano ancora messaggi. Francesco Flo ti chiede: io da biker e avendo la fortuna di avere una spin bike, ho seguito dei tutorial da 1:10 su allenamenti indoor. Trovo che sia servito molto. Allora, Francesco, anch'io sono dell'idea di sì, però la spin bike è una bici un po' strana rispetto alla bici da corsa. Io preferisco o fare alternare oppure usare i rulli, perché ricordiamoci che la bici da corsa, cioè la spin bike, ha un effetto di trascinamento, un effetto volano che è molto forte. Cioè tu, se non stringi un po', pedali e vieni, passatemi il termine, trascinato con la pedalata. Questa cosa assolutamente può essere persino dannosa. È vero che è ben allenante, ma può essere persino dannosa. Quando noi abbiamo un'agilità forte, senza che ci sia un intervento muscolare, si possono avere anche delle piccole infiammazioni sotto la rotula. Insomma, alla fine usare troppo la spin bike, secondo me, può essere dannoso. Bisogna stare molto attenti. Io di solito la spin bike la faccio usare per fare la parte di agilità e faccio usare i rulli. È logico che adesso uno a casa vorrebbe avere tutto e non tutti hanno la fortuna di avere tutto. C'è qualcuno che ha messo anche i mattarelli sotto la bici per poter fare dei rulli a casa, e quindi va bene tutto.
Però ecco, l'utilizzo esagerato della spin bike bisogna stare attenti, soprattutto quando si tratta di fare dell'agilità, perché la muscolatura non lavora e l'articolazione viene trascinata. Io ricordo una decina di anni fa, quando la spin bike è uscita in modo, diciamo, potente sul mercato, c'erano alcuni dei miei colleghi che facevano 3, 4, 5 ore di spin bike di istruttore e tutti loro hanno avuto dei grossi problemi alle ginocchia proprio per quel motivo lì, perché la pedalata non è mai, cioè spesso non è spinta, non è data dalla muscolatura, ma viene trascinata, e questo fa saltellare la rotola, passatemi il termine, sui condili femorali, e qualche volta crea anche qualche infiammazione. Quindi Francesco, stare all'occhio. Benissimo. Andrea Maffeis invece te lo leggo perché è un po' lungo, pone un quesito. Allora, ho la fortuna di avere un percorso di 900 metri con un dislivello complessivo su 11 km di 240 metri. Ogni giorno faccio 11 km, di cui in questi 11 km fa delle ripetute da 6 per 900 metri, tenendo un'andatura da 3,45 ripetuta per 900 metri. Poi faccio un medio di 11 km, tenendolo al 4, sempre per i 900 metri, e poi faccio un lavoro a triangolo, salita e discesa. In poche parole, il Maffeis, Andrea, il buon Maffeis, vedo che ci dà dentro. E la sua domanda è: cosa posso fare per scaricare o recuperare? Allora, se intendi recuperare anche ancora correndo, ovviamente questa cosa dovrebbe essere ridotta all'estrema pianura o quasi, quindi adesso io non so di preciso che tipo di giro ti sei formato, però se riesci a fare all'interno del tuo giro meno dislivello, cioè riuscire a rimanere sul piatto e essere un po' più agile con le gambe senza necessariamente spingere, oppure per recuperare e defaticare, ovviamente si intende in modo attivo, perché il recupero passivo è quello di fare semplicemente un po' di stretching. Ma se uno vuole recuperare dal punto di vista della, diciamo, in modo attivo, può utilizzare un altro sport, tipo una cyclette, una spin bike, come dicevamo prima, o la bici sui rulli, eccetera. Perché comunque, e tu Mauri questo lo sai bene come funziona, il recupero vero, continuando a correre anche piano, non è proprio così semplice farlo. Cioè, ti dico che non ha del piatto, ti dice. Scrive che non ha il piatto, quindi deve essere sempre su e giù, da quello che ho capito. Lì è un pochino più difficile. Allora, se non ha del piatto, vuol dire che un po' di piatto lo può trovare intorno alla casa. Metti 50 metri, 100 metri. A quel punto lì, io per far recuperare, a lui chiederei di fare un lavoro di cross training. Immagina questa cosa. Io mi metto un tappetino in fondo al viale di casa mia. Lì ci faccio un po' di core stability per 7-8 minuti e poi faccio delle andature, degli allunghi per 5-6 minuti andando e tornando all'interno di quella parte lì di 100-150 metri. Quando poi sono passati 4-5 minuti mi metto ancora a terra e faccio ancora un po' di core stability, per esempio qualche addominale, due lombari, gli obliqui, e poi mi rialzo ancora. Il cross training, che è bellissimo perché non ti sovraccarica solo una parte e in più fai tante cose, per esempio fai un po' di potenziamento con questa scelta, e secondo me è appunto un'ottima scelta perché ti passa anche velocemente. Io adesso da povero tapascione spesso utilizzo questo tipo di lavoro. Io ho una spin bike anch'io, per esempio oggi pomeriggio ho fatto 10 minuti di spin bike, facevo un giro fuori casa da 1 km e poi facevo 5 minuti di addominali. Questa cosa l'ho ripetuta per 4 volte, ho fatto 1 ora e 10 di lavoro, che è interessante e non sovraccarica. Ecco, se posso dire anche una cosa, anche io da ex atleta, per il buon Andrea, che bisogna anche conoscersi bene, e so che è una cosa difficile, purtroppo quando si è atleti si ha sempre la voglia di fare sempre qualcosina in più, però io col tempo ho imparato, ci sono delle giornate che se il tuo fisico, il tuo corpo ti fa capire che sei stanco, anche un giorno di riposo, comunque anche una corsetta blandissima, proprio leggerissima, anche di 20 minuti, a volte più che sufficiente, ti dà quella sensazione che comunque hai fatto qualcosina, ma ti ha dato il tempo di recuperare, perché è quasi importantissimo, e penso che Eros lo possa confermare, il recupero deve essere, è una parte dell'allenamento. Assolutamente, tra l'altro poi all'interno delle metodologie di recupero, che di solito quando siamo tutti un po' liberi difficilmente si abbracciano, adesso che siamo un po' più costretti c'è anche la parte di stretching, la parte di yoga, la parte di respirazione. Se io so che l'Andrea vuole recuperare e è un po' fiacco dal punto di vista muscolare,
crearsi uno spazio di un'ora, ma in cui non si corre, semplicemente si fa un po' di stretching. Magari si fanno 4 andature all'inizio per riscaldarsi un po', si fa un po' di stretching e poi si fa un po' di, non dico training autogeno e nemmeno di meditazione, perché queste ci vogliono dei palati un pochino più fini. Però arrivare a utilizzare anche lo yoga e anche lo stretching come defaticamento è un'ottima possibilità, e adesso ne abbiamo anche, appunto, abbiamo la possibilità di poterlo fare, visto che dopo, quando ci aprono i cancelli, difficilmente uno si fermerà a fare queste cose perché vorrà correre a tutti i costi. Benissimo. Il nostro amico comune Mario Poletti fa una domanda molto, secondo me, bella e anche un po' filosofica e molto centrata. Quanto conta? Allora, aspetta che ti tolgo, così te la faccio leggere. Quanto conta essere consapevoli di chi siamo e dove siamo per poterci migliorare? Mamma mia, Mario, quanto abbiamo parlato di questa cosa. Io ho avuto la fortuna di avere, a parte che ovviamente lo conosco da quando conosco te, quindi eravamo in palestra già nel 95-96, e quindi lo conosco da parecchio. Ma poi ultimamente, l'anno scorso, è stato anche lui uno dei coach della Monte Sports Academy. Quest'anno, visto che sto scrivendo un libro sulla, diciamo, sul rapporto che c'è tra il talento e la dedizione, l'ho voluto risentire ancora, perché lui è sempre un bel filosofo, nonostante sia uno di quelli che, a detta sua, ha avuto poco talento, ma senza dubbio grossa dedizione, quindi senza dubbio lo sento volentieri. Ecco, l'essere consapevoli è assolutamente la cosa su cui io sto puntando da tantissimo tempo. Il potersi migliorare necessita di avere una sensazione di sé di alto livello per poi poter cercare i propri limiti, ok? Il Mario è uno di quelli che questa cosa l'ha cavalcata benissimo. Io ricordo che persino prima del clima lui disse il suo tempo che doveva fare e sbagliò di 4-5 secondi, se non ricordo male. Una roba, cioè, lui è uno di quelli che si conosce, che si è sempre conosciuto molto bene. Tanto è vero che arrivava a dire: io valgo quella roba lì, se vado molto bene farò quel tempo lì, poi se ce ne sono altri 3 o 4 più forti di me, io comunque più di così non potrò andare. E questo gli ha fatto onore parecchie volte. Però la consapevolezza di sé credo che sia una delle cose più importanti, e credo che sia in realtà l'unico talento da ricercare. Io credo che l'unico talento che esista non sia tanto l'essere capace già di natura per fare certe cose, perché io potevo essere un talento nel golf, ma mio papà mi ha portato a sciare e a correre per i boschi, e quindi evidentemente non lo saprò mai. Però il fatto di essere consapevoli ti permette poi di alzare l'asticella nel modo giusto e riuscire a capire quali sono i tuoi obiettivi, quelli un po' più vicini e quelli invece un pochino più lontani. Quindi sì, assolutamente. Essere consapevoli credo che sia la cosa più importante in assoluto, tanto più che io nel mio piccolo lavoro proprio su quella cosa lì, cioè io chiedo ai miei atleti di fare quello che voglio io, che abbiamo deciso insieme, ma da loro chiedo sempre il feedback perché io possa capire se effettivamente questa cosa loro l'hanno percepita, l'hanno capita, oltre a essere stata, come si può dire, cucita addosso alla loro problematica, alla loro situazione, questa cosa deve essere capita da loro. Tanto più uno diventa intelligente dal punto di vista motorio e tanto più io riesco a fargli usare gli strumenti che gli darò in mano, no? Quindi alla fine non è lo strumento che fa la differenza. Se uno ha in mano un bisturi, potrebbe fare del male a qualcuno oppure fare un'operazione salvando la vita a qualcun altro. Quindi non è lo strumento, è la capacità di utilizzarlo che fa la differenza. Benissimo, questa domanda è piaciuta anche Giuseppe Belotti, che saluto, dice: penso che Mario abbia centrato la domanda numero uno, quindi è stata apprezzata la domanda. E calcolate che probabilmente Mario l'ha fatto anche per questo motivo. In questo periodo il conoscere se stessi è la cosa più bella che riusciamo a fare, perché riusciamo a stare fermi, perché riusciamo a fare un po' più di potenziamento, perché abbiamo tempo e siamo costretti a fare un po' più di stretching, eccetera, che invece fuori sarà un po' più difficile da fare, insomma. Sicuramente, dopo, quando ci libereranno, probabilmente, come hai detto prima, avremo tutti fretta di uscire, andare a fare di qua, di là, e probabilmente, però forse se ci ascoltiamo questo rallentamento, magari ci può portare anche qualche consiglio che magari anche il nostro fisico ne ha bisogno, quindi non c'è sempre quella
quella fretta spasmodica di dover fare, torno a dire, come ho detto prima, che rispondevamo al messaggio di Maffei, Andrea, anche in allenamento è importante il riposo, è una parte fondamentale dell'allenamento, quindi bisogna riuscire a, quando il fisico chiama che c'è una stanchezza esagerata, bisogna avere anche il coraggio di fermarsi un pochino o fare comunque meno, perché io anche in negozio respiro questa cosa che tutti il sabato a domenica, specialmente adesso con gli ultra trail, con i trail, allenamenti lunghi, il sabato deve esserci lunghissimo, la domenica ancora un altro lungo, però li vedi che magari sono già con qualche problemino, in difficoltà, a volte vai a peggiorare la situazione e dopo te la trascini anche per lungo tempo. Quindi bisogna avere anche il coraggio, perché a volte ci vuole il coraggio di dire devo fermarmi, perché la voglia so che è tanta di dover preparare una gara a cui ci si tiene particolarmente, quindi si ha sempre voglia di fare qualcosina in più, quindi bisogna avere il coraggio anche un pelo di fermarsi. La consapevolezza di cui parlava bene il Mario è anche quella di capire che non tutti noi siamo nati per fare 10.000 metri di dislivello, non tutti noi abbiamo il fisico per poter correre 50 km a un certo tipo di velocità. Ovviamente l'allenamento ci può portare a migliorare, però la consapevolezza di sé è proprio il risultato di una ricerca all'interno di se stessi, che è mentale e fisica, e spesso le due cose sono, diciamo, sovrapposte, per riuscire a capire fino a che punto ci possiamo spingere. È logico che il mio mestiere è proprio quello, di riuscire a tirare le persone fino all'orlo del barco. Devi morire un metro dopo il traguardo. Vuol dire che ci siamo spremuti abbastanza. Questo è logico. Però quel metro lì non deve essere 5 metri prima, perché sennò buttiamo via la gara, ma nemmeno troppo tardi, perché sennò a questo punto vuol dire che non ci siamo spremuti abbastanza. Quella cosa lì, che all'inizio è 1 chilometro, pian piano, con la consapevolezza di sé, con gli allenamenti, con le prove, eccetera, uno la rende sempre più fine e allora sa di poter correre ancora 5 metri. Cioè diventa talmente percettivo, proprio percettivo, che sa effettivamente qual è la sua benzina, qual è la sua forza, quanto dura la sua testa, eccetera. E questo è un risultato assoluto e è forse la cosa più importante. Sì, dopo, come hai detto all'inizio, Mario, lui dice sempre che non era dotato, ma io che ho avuto la fortuna di correrci insieme tanti anni e ho avuto anche la fortuna di avere nei gruppi in cui ho partecipato ad allenarmi dei campioni di primo livello, da Amicizio Borifa, da Marco De Gasperi, Emanuele Manzi, Sergio Chiesa, davvero ho avuto la fortuna, Renato Gotti, dopo sicuramente perdo qualcuno e non è fatto apposta, quindi devo dire che il Mario, lui dice sempre che non era dotato, non è vero che non era dotato, magari non aveva la velocità del Micidio a fare la maratona o non aveva lo spunto del Renato Gotti su un 5.000, ma però aveva una forza fisica, un recupero, Mario non ho mai sentito dire una volta c'ho un problemino, oggi c'ho un po' di febbre, cioè ha un motore, un fisico che e infatti i risultati che ha ottenuto, specialmente magari anche in gare un po' più lunghe, un po' più dure, sono stati eccezionali, anche se va ricordato che comunque è un atleta che ha fatto 2:19 in maratona sotto i 15 minuti nei 5.000, cioè è un atleta che è corso forte dai 3.000 metri al nostro sentiero Robbie, che detiene ancora tutt'oggi il record. Quindi questo è vero, però anche io riconosco nel Mario soprattutto se c'è una parte, diciamo, data dalla natura, è forse l'idea che non si è mai fatto male. E uno potrebbe pensare che è una fortuna. In realtà io ricordo che il Mario l'ho conosciuto appunto in palestra. E calcolate che nel 95, 96, 97, all'epoca non c'erano molti di questi mostri che andavano in giro a fare 5-6 ore in montagna e che credevano che fosse importante, che credevano che fosse importante l'addominale, eccetera. Quindi lui è stato, anche da quel punto di vista lì, è stato un precursore. Mario al livello di ottobre-novembre si fermava e un mese quasi non correva nemmeno, se non un po' sul tapirulante. Ti ricordi di questi momenti? Sì, facevamo tutti così in quel periodo, era naturale. E voi, secondo me, un po' avete anche avuto la fortuna di essere coccolati da un ambiente che secondo me ne sapeva molto, la palestra che frequentavamo tutti era di buon livello come cultura, diciamo. E però avete riconosciuto questa cosa come importante e quindi alla fine il fatto di non farsi male era forse figlio anche di questa scelta e quindi necessariamente non può essere più considerata solo una fortuna, ma alla fine è una scelta anche quella.
Sì, sicuramente i nostri anni, forse non ci siamo resi conto, ma ci siamo trovati in un gruppo sia d'atletica nostro, ripeto ancora i nomi di prima, che la fortuna di essere appoggiati alla Palestra Energia con tu Eros, con il grande Giampi e tutto il vostro staff che allora c'era, e dopo tantissimi altri atleti che ci trovavamo giù. Io mi ricordo a fare stretching più di una volta, eravamo seduti a fare stretching io, Mario, Migidio, il Benny Lubrini, c'era, non so, il Lanfranchi, Beppe Guerini, Paolo Savoldelli, cioè sembravamo, però non ci rendevamo neanche conto di essere in un ambiente così, era la normalità, eravamo tutti ognuno per il suo sport, e dopo è venuto fuori che uno ha vinto 2 Giri d'Italia, uno ha vinto il Tour de France, cioè Migidio ha vinto maratone in giro per il mondo, cioè è stata sicuramente siamo capitati forse in un ambiente forse unico ed eccezionale, un po' per tutta la nostra valle. Io credo di sì, calcolate che all'epoca venivano da Brescia, da Milano, eccetera, dove per settimane gli sciatori effettivamente hanno riconosciuto magari un filo di preparazione, ma quello che ricordo bene io e che mi piace ricordare è proprio la sfida buona che c'era. Eros, ti ho perso. Mi sa che abbiamo perso Eros dalla All'interno di diretta. questi fondi a loro si stimolavano molto a migliorare. Mi hai sentito? Sì, adesso sì, ti abbiamo perso per un attimo. Prova. Ok. Sì, ci sei. Dicevo che è stato interessante in quel periodo lì perché eravamo tutti appassionati e in più, secondo me, c'era anche quella sana competizione all'interno del pool degli istruttori, che se anche ognuno di noi ha preso un po', c'è cioè chi ci ha messo un po' di più nel ciclismo, chi ci ha messo un po' di più di testa nella corsa, eccetera, però era un bel pool. Cioè, alla fine lo sappiamo bene, sul lavoro, se si è con gente che si imbosca, che non ha tanta voglia, eccetera, alla fine si diventa un po' come loro. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere tutti, diciamo, stimolati a migliorare, questo grazie anche al Giampi che ha iniziato questa cosa. Ci sono state, cioè, c'erano dei pomeriggi in cui c'erano 4-5 campioni del mondo lì che facevano stretching tutti insieme, è stata una cosa eccezionale. Sì, no, bei ricordi. Andiamo avanti perché rispondiamo ancora un po' di domande perché il tempo vola ed è tiranno. Allora, ti dico subito che vado a prenderla. Allora, Aliperani ci chiede: sapere accettare le proprie capacità può essere un limite? Allora, io credo di sì, però il limite è quasi sempre nel nostro cervello più che nel nostro fisico. Quindi, secondo me, si deve accettare le proprie capacità, però bisogna capire quali sono. Quindi, io non posso pensare che non sono talentuoso perché non sono nato a Cervinia e quindi forse non diventerò mai uno sci-alpinista di alto livello. Ecco. Le proprie capacità possono, come si può dire, evolversi e evolvono senza dubbio grazie all'impegno, molto difficilmente grazie alla fortuna. Qualche volta succede, ma veramente poche volte. La maggior parte delle volte è una questione di farsi il mazzo, come si dice, no? E quindi il saper accettare le proprie capacità, secondo me, sta più nel discorso di festeggiare per quello che si è e quello che si è riusciti ad avere. Ecco, questa è una qualità che spesso anche nei miei atleti cerco di inculcare perché difficilmente si trova. L'atleta funziona così, lui ha una voglia matta di fare un risultato incredibile, quando ci è vicino, mettiamo la metafora del salto in alto, uno crede di saltare 2 metri, quel giorno che vede che sta saltando 2 metri, toglie l'asta e la mette sopra di sé, già anche durante il salto, nemmeno dopo, perché l'atleta è fatto in modo tale che appena riesce a capire che riesce a fare una cosa, subito devi farne un'altra. Ecco, questo invece è un problema. Io obbligo i miei atleti a festeggiare. Quindi io voglio, usando sempre la metafora di prima, che dopo il salto in alto uno si metta sdraiato sul materassone e stia lì almeno 20 secondi a guardare le stelle e l'asta che non è caduta. Quello vuol dire festeggiare quello che si è riusciti a fare. Dopodiché esco dal materassone e provo 10 centimetri di più. Questo sì. Però la maggior parte delle persone, da una parte accetta le proprie capacità perché non ha tanta voglia di scoprirne nuove, e
e altre volte invece non si gratifica sufficientemente. E la gratificazione deve essere fatta abbastanza, come si può dire, continuativa e non troppo lunga. Io faccio sempre questo esempio. Se io dicessi a una persona, lavora forte, che tra 10 anni ti porto alle Maldive a fare 15 giorni di bel lavoro, di buona vacanza al mare, probabilmente uno direbbe, ascolta, che andiamo l'anno settimana prossima al lago, che preferisco. Perché le Maldive va bene, ma tra 10 anni io posso essere anche un'altra persona. Quindi all'interno della programmazione io metto anche delle linee che servono per creare un totale e oggi devo gratificarmi perché ho fatto anche un lento, ma l'ho corso bene, ho aumentato la velocità, eccetera. Ovviamente la gratificazione del 2 anni sarà entrare in nazionale, va bene, andare alle Olimpiadi, va bene. Però la maggior parte delle persone spesso non si gratifica a sufficienza, motivo per cui il cervello continua a ricevere semplicemente delle cose da dover fare di più difficili e quindi questo non ti permette mai di essere contento. La stessa cosa vale anche un po' nella vita, eh. Adesso c'è qualcuno che vede questa situazione giustamente come un po' restrittiva e questo ci può stare. Se uno guarda il bicchiere mezzo pieno, io non ho mai giocato così tanto con i miei bambini, sono stato tanto con la mia famiglia e ho strappato l'erba del prato finalmente e ci sono delle cose che sono riuscito a fare. Certo è che bisogna guardare la parte bella, insomma. Benissimo, Eros, andiamo avanti, che ormai, dato che volevamo stare nell'ora, siamo, se no, perché possiamo anche sforare, però non vogliamo dilungarci troppo. Allora, voglio rispondere solo ad Andrea Maffeis, che ci chiede se salveremo questa diretta, così la possono riguardare con calma, sarà sicuramente salvata, quindi la potrete rivedere con tutta calma anche dopo. Allora, Mattia De Guio ci chiede: ciao a tutti, quanto è importante la pratica di sport alternativi all'interno della programmazione? Si può pensare di praticare solo ed esclusivamente lo sport per il quale ci prepariamo? Se vuoi, dico due chicche io solo, dato che sono stato atleta anche io, corridore, magari non mi conosci, e devo dirti che io vengo dallo sci di fondo, praticavo lo sci di fondo da ragazzo e lo sci in generale. E quando sono entrato con l'atletica sono stato forse martellato da allenatori dalla prima ora, non dico di Eros, e mi hanno inculcato un po' quella cosa che bisognava correre, 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 e sono da lì finito anche in tanti infortuni, forse anche un po' per quello. Importantissimo, secondo me, abbinare anche sport alternativi, certo, in modo da un preparatore che ti può dare una mano, ma per me è fondamentale. Ti lascio andare avanti a te, Eros, che Benissimo, veramente. sono d'accordo. Anzi, io direi che più la disciplina di cui stiamo parlando diventa massacrante dal punto di vista delle articolazioni, dei muscoli, delle ossa, eccetera, e più è necessario che si cambino gli interventi degli sport da programmazione. Nel senso che se uno fa il salto in alto, che si gioca tutta la sua stagione in un'espressione di forza da 1 secondo, probabilmente dovrà fare tanta tecnica, un po' di mobilità e un po' di potenziamento, questo è sicuro. Ma se uno fa l'ultra trailer e si inventa solo di correre e basta, questa cosa potrebbe essere senza dubbio d'aiuto per la sua capacità aerobica, ma difficilmente sarà vincente perché potrebbe essere pericolosa anche per il sovraccarico. Quindi, a livello di resistenza generale, io dico usate sicuramente la bici da corsa. Potete usare il nuoto come defaticamento, che tra l'altro è una bellissima cosa perché scarica molto le articolazioni, fa una specie di massaggio anche con l'acqua sulla muscolatura, fa lavorare tanto anche le braccia, magari dal punto di vista cardiaco è meno impegnativo, a meno che uno si metta a fare ripetute, intendo diciamo le vasche fatte come defaticamento. E questa cosa potrebbe essere utilizzata. Esiste senza dubbio però, diciamo, una piramide che ha come vertice lo sport che stiamo intendiamo e sempre più larga la piramide si abbassa tanto da essere gli sport di cui stiamo parlando sempre più lontani tra di loro. Cioè, stiamo parlando di sci alpinismo. Qual è lo sport più bello da poter fare? Lo ski roll, per esempio. Senza dubbio lo ski roll non è lo sci alpinismo, ma è un ottimo sport surrogato. Va bene il beach volley. Il beach volley è la pallavolo sulla sabbia. Certo che non è molto specifico, però il beach volley ha un sacco di movimenti di forza, un sacco di spostamenti laterali,
Direi che quasi la sabbia qualche volta assomiglia un po' alla neve, nel senso che è sfuggente dal punto di vista della propriocezione, e quindi per assurdo anche il beach volley può servire, ok? Quando io faccio un po' di trick, io in generale, non io come Eros, faccio un po' di trick con la mountain bike e mi metto a fare un po' il funambolo, quella cosa lì può essere d'aiuto anche nello sci alpinismo. Qualche volta nello sci alpinismo capita di fare qualche ruzzolone, quindi conoscere il proprio corpo grazie anche a un altro sport, come si comporta a livello della propriocezione del corpo in volo, della caduta, del rotolamento, può essere assolutamente d'aiuto. Noi siamo il risultato di schemi motori che tra di loro si integrano, ma il cervello non sa sempre cosa stiamo facendo, ok? Quindi un lancio di giavellotto, una schiacciata nella pallavolo o l'idea di saltare e raccogliere un acino d'uva dal punto di vista motorio possono essere molto simili tra di loro. Ecco perché vale la pena di integrarle assolutamente. Fare sempre la stessa cosa vuol dire assolutamente sfasciarsi di più. Benissimo, andrei avanti con un'altra domanda di un tuo atleta, Michael Dola. Quanto è importante trasformare i lavori di forza e con quali tempistiche? Quando riapriranno i cancelli, i lavori di forza andranno sempre mantenuti? Quante volte a settimana? E poi ti fa un po' di complimenti, Eros, non sto qua ad dilungarmi, no, perché non voglio, ma perché il tempo No, stringe. no, no, assolutamente. Senza dubbio il discorso della forza è importante. L'unica cosa che si pensa è che, e qualche volta succede, se io faccio forza, quella pura tende un po' a irrigidire tutta la muscolatura. Cioè, se io faccio pressa, leg extension, mezzi squat, lavori di carico, quando esco a correre mi sembra di essere un pochino più corto. E questo succede perché la muscolatura perde un po' l'elasticità, o meglio, perde la coordinazione. Però la forza vale la pena che venga fatta per due motivi. Uno è quello che si chiama capacità di reclutamento, cioè quando io faccio la forza, per esempio, spingo con una gamba sola la pressa, a quel punto lì spingo 100 kg, non ce la faccio, spingo 100 kg, non ce la faccio, spingo la terza volta e riesco a spingere 100 kg, in quel caso lì non sono diventato più forte, ma sono semplicemente più bravo a far lavorare in modo coordinato tutte le fibre all'interno della catena genetica o del muscolo. Quindi fare forza spesso serve per ricordare ai muscoli come si fa a fare un tiro alla fune tutti insieme. Nel tiro alla fune sappiamo che se siamo tre da una parte e tre dall'altra, quelli da una parte tirano 50 kg e quelli dall'altra parte tirano 30 kg a testa, non è sempre detto che vincano quelli col 50 kg. Perché se non sono coordinati, quelli dai 30 kg possono vincere. Adesso forse mi sono incespicato un po', ma credo che abbiate capito l'esempio. È più la coordinazione che fa la differenza. E quindi, dal punto di vista della forza, questa cosa ha senso. Quanto trasformarla? E direi il più possibile per fare in modo tale che la forza non resti fine a se stessa, ma che il cervello la riconosca come parte di una cosa che ci serve più avanti. Quindi il lavoro di cross training, per esempio, è interessante. Io faccio dei mezzi squat, delle divaricate, eccetera, e poi subito dopo faccio delle andature, dei rimbalzi per fare in modo tale. Oppure all'interno di una sezione faccio 10 minuti, un quarto d'ora di forza e poi esco fuori. Anche adesso si può fare intorno a casa, fare 10-12 minuti di corsa in modo tale che questa cosa venga riconosciuta dal corpo come qualcosa che mi serve per correre, non per fare il bodybuilder, per capirci. Questa è la motivazione principale. Il fatto che poi venga mantenuta o meno durante l'anno, senza dubbio sarebbe bello, però è anche vero che la maggior parte degli atleti con cui abbiamo a che fare anche oggi non ha così tanto tempo da poter fare sia la forza sia la corsa. E allora tante volte io, piuttosto che uno faccia un po' di potenziamento e non faccio un 10-12 km di corsa, qualche volta mi mangio la lingua, ma dico vai a correre. Se uno ha tempo di fare entrambe le cose, ovviamente sì, tanto è vero che i professionisti fanno sempre due, tre, quattro sedute di forza perché il pomeriggio possono fare le loro ripetute o possono fare il loro lento, eccetera. Benissimo, poi Eros, ho perso un po' di messaggi che ti salutavano, dei grandissimi atleti come la Cathy Tomatis, Bello. piuttosto che Daniele Carbo Carobbio, ci sono vari messaggi che ti salutano, ma per velocità sono andato avanti perché se no non riusciamo a rispondere. Magari Certo. chiuderei con l'ultima domanda che la manda, che lo saluto, Beppe Paganelli, che ti chiede, il triathlon può essere una buona idea per non sovraccaricare?
magari non in questo periodo. In questo periodo si fa triathlon indoor e la vedo male per il nuoto, perché a parte la vasca le dura, però anche qui c'è la possibilità di sovraccaricarsi. Attenzione che cambiare sport non vuol dire riposare, perché se io faccio un'ora di corsa e domani faccio un'ora di bici agile, posso riposare. Ma se domani, come ai triatleti, ho delle salite di forza resistente oppure delle ripetute in salita e poi devo fare della velocità di nuoto e poi devo fare un combinato, sabato e domenica faccio un po' di bici, poi scendo e faccio qualcosa, ovviamente questa cosa non può essere considerata una buona idea per non sovraccaricare. Se intendiamo il triathlon, la varietà degli stimoli allenanti, allora sì, per le persone normali, anziché correre 5 volte a settimana, fare un po' di bici e introdurla va benissimo. Se io il lunedì voglio fare un po' di vasche per defaricare la muscolatura e vado a nuotare, va benissimo. Però il triathlon, vi assicuro che ci sono tanti triatleti che non usano il triathlon per non sovraccaricare, anzi ci danno dentro tantissimo sia nella corsa, sia nel nuoto, sia nella bici. Quindi anche qui il risultato è un po' il metodo, non sono tanto le discipline. Anche coloro, quelli un po' più vicini alle nostre arti, che fanno sci alpinismo e poi si fermano poco tempo e fanno subito un po' di pista e poi vanno a fare dei lavori di skyrunning, poi fanno ancora un po' di corse in montagna, fanno un po' di mountain bike e poi si travasano di nuovo sullo sci alpinismo, quella roba lì è cambiare sport, non è defaticarsi, è un'altra cosa, eh. Bene, chiudo solo con una perché tutte domande inerenti, questa fa un po' una frecciatina, si stacca un po' dal nostro giornata, però giusto, dato che è arrivata. Allora, aspetta che tolgo questa e metto questa. Allora, Francesco Flo dice, io piemontese arrivo dalla Val Sangone dove ci sono stati anche grandi nomi della corsa in montagna del passato, come i fratelli Ruffino che anche io ho avuto. Allora, la teoria loro è che la corsa in montagna, sia la corsa alpina, è un'ora di gara salita e discesa, le vecchie corse in montagna, in poche parole. Forse non è il tuo mondo, Eros, però se vuoi dire un tuo pensiero, ecco, sicuramente. Allora, io ricordo volentieri il momento in cui si era passati, io e te, Mauri, l'abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle di allenatore, anche tu come atleta, in cui si cominciava a parlare di skyrunning, eccetera. Queste cose qua hanno destabilizzato un po' all'inizio sia gli allenatori e sia gli atleti. Io credo comunque che purtroppo o fortunatamente le mode esistono. Quello che vale la pena, secondo me, è di riconoscere bene quello che uno vuol fare e quindi non si può dire adesso che la corsa è solo la maratona o non si può dire che la corsa in montagna è solo la corsa in montagna, diciamo, della FIDAL, perché secondo me correre è uno schema motorio di base in generale. Allora in pista cosa dovrei dire? Secondo voi la corsa sono i 5.000 o i 100 metri o gli ostacoli? Sono tre cose totalmente diverse. Quindi secondo me più che cercare qual è la regina, vale la pena che ognuno di noi cerchi di cavalcare un po' le discipline in modo trasversale, cioè capire bene quali sono le qualità di tutte e poi trovare quella che magari ci addice un po' di più, perché il fatto che uno viva a Cervinia magari è molto più facile che lui abbia una mente montano rispetto all'idea di essere un maratoneta come può essere uno di Monza, che più facilmente può trovare la pianura. Quello di Monza vorrei che qualche volta vada a Cervinia e quello di Cervinia senza dubbio, se ha a che fare con me, farà anche delle ripetute sui 2000, perché la cosa più importante è riconoscersi, è capirsi, è trovare quel famoso talento di cui parlavamo prima che tanti di noi magari non hanno ancora scoperto e pian piano lo si riscopre. Certo è che le varietà sono parecchie e adesso quando si riapriranno i cancelli, come diceva qualcuno, ne vedremo delle belle, perché bisognerà anche capire bene come poter fare tutte queste cose insieme. La cosa che manca di più in assoluto adesso non è solo l'allenamento, che uno può fare anche in cantina, sui rulli o sulle scale, ma è probabilmente la socializzazione, cioè l'idea di condividere un momento bello sia nel durante, anche sfidandosi, e sia nel dopo bevendo una birra insieme piuttosto che stando insieme nel pasta party. Benissimo, so che ci sta seguendo Paolo Germanetto, tecnico della nazionale, magari faremo un live con lui, magari ci darà una sua interpretazione di cosa ne pensa, magari sarebbe una cosa interessante, dato che è nata sta domanda.
Magari Eros, se sei d'accordo con me, la chiuderei qua per questa volta. Non è detto che magari possiamo ripeterla. Magari adesso vediamo se. Perché non è detto che anche se finisca questo periodo non si possa fare un live così, che sono interessanti e magari anche più fruibili per tutti, perché sai, organizzarla in negozio è sempre un problema. L'orario, la sera uno non può, gli spazi sono piccoli. Invece vedo che. Io ho imparato, dato che prima dicevamo da questa situazione, che la tecnologia ci può dar tanto e io l'ho imparato anche nel mondo del lavoro, nel nostro, per gli ordini, magari con i nostri rappresentanti, che prima bisogna sempre spostarsi chilometri, abbiamo visto che il lavoro si riesce a fare lo stesso e magari anche in modo più tranquillo e anche migliore sotto certi aspetti. Quindi Vero, è vero, vero, vero. giusto usarli questi mezzi di informazione che sono molto interessanti. E di questo qualcuno questa situazione qualcuno la usa come opportunità per Ecco. imparare qualcosa di più. Bravo, Mauro. Niente, magari vediamo, magari possiamo anche fare un altro live più avanti, magari parlando di altro, magari dai, tanto io e te ci sentiamo, possiamo metterla in pista. Per chi ci sta ascoltando, se ha piacere, giovedì prossimo facciamo ancora una diretta live con il dottor Marcello Vendramin, che sarà molto interessante perché è preparatissimo, un nutrizionista, quindi potete fargli tantissime domande sia per questo periodo ma anche per l'attività. È davvero una persona speciale che so che potrà rispondervi a tante domande. Quindi sarà sempre giovedì, questa volta di giovedì, sempre alle 18 lo faremo. Quindi se ci volete seguire, volentieri. Perfetto. Ringrazio Eros che è Grazie mille a stato tutti. con noi, grazie tanto davvero e buona Bene. serata. Alla prossima, grazie a tutti. Ciao!